Coronavirus, i dati diffusi dall'ULS rilevano 109 positivi attualmente presenti in provincia. Sul versante delle terapie ad oggi sono state trattate con anticorpi monoclonali dall'unità operativa di malattie infettive di Belluno 86 persone e sul fronte ospedaliero sono attualmente ricoverati al San Martino 4 pazienti Covid positivi in area non critica. L'ULS Dolomiti sta mettendo inoltre a punto un piano di potenziamento dell'offerta di tamponi nei 4 Covid point attivi. Il piano di sviluppo coprirà un ampio arco orario giornaliero, soprattutto nei 2 drive-in più frequentati. L'attività sarà implementata da giovedì, ricordiamo, conclude l'ULS, che la vaccinazione rimane la via maestra per il contrasto della pandemia e per il rilascio del Green Pass, necessario per l'accesso ai luoghi di lavoro, e si avvicina la data che sancirà l'obbligatorietà della certificazione verde per i lavoratori. Il decreto coinvolge anche le piccole imprese. Avremo sicuramente dopo questa data il conto preciso di quello che è l'entità della problematica. Sicuramente siamo preoccupati perché abbiamo degli impegni, abbiamo scadenze, lavori da consegnare e quindi anche un solo dipendente in meno nelle nostre attività fa la differenza. Sicuramente da parte nostra un appello alla responsabilità, perché per uscire da questo momento e dalla pandemia dobbiamo essere tutti coesi. Dello stesso avviso gli albergatori, che guardano con moderata preoccupazione alla stagione invernale sotto il profilo lavorativo. Forse per la stagione invernale le preoccupazioni sono un po' inferiori rispetto a quelle della stagione estiva. Durante l'inverno non abbiamo quella, tra virgolette, concorrenza delle aziende del mare, che spesso ci porta via il personale. Ecco, il problema eventualmente sarà quello del Green Pass, però di qui all'inizio della stagione, per cui si parla fra un mese, mese e mezzo abbondante, speriamo di riuscire a risolvere tutta questa problematica e nel frattempo riuscire a convincere chi non vuole vaccinarsi a vaccinarsi.